Salve a tutti, siamo ad un'altra puntata di Tax Planning Internazionale. Io sono Valerio Quatrano e sono con Luca Taglialatela. Ciao Luca. Ciao Valerio. Allora, questa volta parleremo di un tema estremamente scottante che molte persone, pongono all'ordine del giorno. Il tema dell'estrovestizione. Mi spiego meglio. Molte persone ci contattano e vorrebbero trasferire l'azienda all'estero. Quindi godere dei vantaggi fiscali di paesi esteri e al contempo continuare a risiedere in Italia. Ecco, questa cosa è illegale, non si può fare. Si chiama appunto estrovestizione ed è un illecito perseguito. Inoltre sia il legislatore, quindi il Parlamento, diciamo il governo, che l'amministrazione sono sempre più accaniti su questo tipo di reato, di illecito. Per cui, diciamo, è meglio che prestiate molta attenzione a quello che ci dirà adesso Luca, perché, questo è proprio uno dei punti cruciali, perché noi sappiamo che molte persone, anche ingenuamente, in questo momento stanno proprio facendo questo, quindi vogliamo avvertirle, non si può fare. Luca, ci dai qualche informazione in più? Sì, tutte le informazioni che servono, naturalmente. Come dicevi giustamente tu, la domanda che più spesso ci sentiamo rivolgere, poi questo è probabilmente il motivo principale per cui rispondiamo a tutti definitivamente con podcast, è la seguente. Ci chiedono, è legale operare con una società estera, una LTD UK piuttosto che una LTD americana, se sono residenti in Italia e lavoro in Italia? Ebbene, la nostra risposta è sempre la stessa, questo ormai da anni, e cioè è assolutamente legale, purché però si paghino le tasse in Italia se l'attività è esercitata in Italia oppure amministrata dall'Italia. Altrimenti si incorre nel reato di estrovestizione. E come diceva giustamente Valerio, è un illecito perseguito in Italia. Quindi sicuramente non è un tema facile, però il criterio di partenza è questo qui. Poi ovviamente ci sono delle problematiche, sia da un punto di vista normativo per il legislatore, che chiaramente non sono sede di questa della nostra analisi, sia da un punto di vista pratico, perché banalmente non è facile neanche per l'amministrazione finanziaria a determinate condizioni capire dove si trova un'azienda e quando si trova un'azienda in un determinato paese. Però è anche vero dall'altro lato che con la continua informatizzazione, digitalizzazione dei processi informatici, l'Agenzia delle Entrate ha sempre più armi, ha sempre più frecce nel suo feretro. Si tratta di un problema importante, come dicevi tu, se prima certe cose si facevano, ma era più difficile per l'Agenzia delle Entrate, per il fisco, trovarti, adesso invece ci vogliono esattamente 5 minuti per tutta una serie di informatizzazioni, ma anche per una serie di legislazioni che nel frattempo sono state varate in questo senso, non ultima lo scambio di informazioni tra agenzie, amministrazioni fiscali dei paesi del mondo. Vorrei un attimino precisare questa questione qua, perché l'abbiamo sorvolata molto velocemente. Vorrei un attimino definire meglio la cosa, perché molte persone continuano a farsi questa domanda. Proprio ultimamente ho sentito di alcune persone che volevano andare a Londra, recarsi a Londra per 3-4 giorni al mese. Sì. E poi dichiarare che il loro reddito era stato generato in questi 3 giorni di vita a Londra, poi poter tornare in Italia e quindi non dover pagare le tasse in Italia. Ora glielo spieghi tu che questa cosa non è possibile? No, allora questa cosa non è possibile, diciamo che non c'entra neanche proprio niente con l'estrovestizione, è una follia pura al 100%, non ci sono neanche norme da prendere in considerazione in questo caso, nel senso tu non puoi andare 3 giorni in un posto e proclamare che il tuo reddito è stato creato in 3 giorni lì, nel senso prima di tutto perché non è credibile, soprattutto quando si parla di redditi di impresa, quando
si parla di redditi da business, se hai un'impresa, si presuppone che si tratti di un'attività continuata e che il reddito venga prodotto nell'arco di un anno, quindi capisci da solo il controsenso, no? La contraddizione in termini di questa affermazione stessa. Dall'altro lato, questo potrebbe essere per esempio un reddito da capital gain, quindi per esempio potrebbe essere vero se compri o vendi immobili. E quindi c'è un immobiliare UK che ha venduto, che fa tutto il reddito in un giorno, perché in quel giorno ha venduto l'unico immobile che era l'oggetto sociale della società. Cioè, potrebbero essere delle condizioni particolarissime, tali per cui quella società potrebbe davvero fare tutto il reddito in un giorno. Ma questo comunque non è legato al fatto che tu, italiano, che detieni quella partecipazione in quella società al 100%, poi di fatto vivi in Italia. Quindi puoi avere una società, di nuovo, puoi avere una società in Inghilterra, posso avere una società in Inghilterra se vivo in Italia? Sì, puoi averlo, però poi dopo la dichiarazione dei redditi in relazione a quella società la devi fare in Italia. I redditi di quella società devono essere in ogni caso dichiarati in Italia. Probabilmente, cioè, sicuramente saranno dichiarati anche a Londra, poi andremo attraverso la procedura del credito d'imposta ad evitare una duplicazione d'imposta, ma non voglio dilungarmi su un concetto troppo difficile. Per rispondere sostanzialmente alla tua domanda, no, e mi sembra assolutamente una follia questa cosa che hai sentito in giro, numero uno. Numero due, prima per dire, insomma, negli anni a venire era una delle prassi che è stata, come dire, combattuta dall'amministrazione finanziaria negli ultimi 30 anni, era quella del consiglio di amministrazione italiano, che però se ne andava 3 giorni a Londra a prendere e a firmare il consiglio di amministrazione. E sulla base del fatto che le decisioni dell'azienda erano nere su bianco, messe su questo verbale del consiglio di amministrazione, allora si diceva la società di fatto è amministrata in Inghilterra e paga le tasse solo in Inghilterra. Okay? Quindi secondo me l'hai sentito da qualcuno che ha confuso un po' di concetti insieme. Ok, quindi questa cosa, diciamo, di andare a Londra, di firmare il verbale del Consiglio di amministrazione, anche per le grandi società, ormai non ci casca più nessuno. No, no, perché assolutamente è una pratica assolutamente, come dire, non lecita, della quale appunto si è fatto abuso, e sempre appunto riguardo all'informatizzazione dell'Agenzia delle Entrate, ormai questi si tratta proprio di illeciti base che sarebbe da stupidi commettere, ricommettere, insomma, quindi assolutamente una pratica che io non mi sento di avallare, ma non credo appunto che nessuno la faccia più. Vabbè, A parte i cantanti. Ci poi di pazzi è vero. dici allora a questo punto quali sono i criteri secondo cui un'azienda residente all'estero sia considerata fiscalmente in Italia? Assolutamente, ti spiego come funziona per il legislatore italiano proprio da un punto di vista normativo. Il punto è, ripetiamo l'esempio, io tizio fiscalmente residente in Italia, mi apro una società in Inghilterra, o oppure anche io tizio SRL, quindi una società italiana che si apre una società in Inghilterra solo per motivi di ordine fiscali, ha la vita molto breve. Vi spiego quali sono i criteri che vengono utilizzati dal nostro legislatore per collegare fiscalmente questa persona giuridica, questa società estera, al territorio nazionale. Il primo criterio di collegamento è quello della sede legale, quindi quello più banale, quello più immediato, quello che verrebbe in mente a chiunque, cioè vado a vedere dove questa azienda è stata costituita, dove sono passato dal notaio per la costituzione di questa azienda. Ok? E quindi sulla base della sede legale, di fatto, se io ho aperto se io SRL Italia ho aperto una UK LTD partecipata al 100% in Inghilterra, quando l'agenzia delle entrate, se l'agenzia delle entrate si dovesse fermare al primo criterio, direbbe vabbè, non c'è niente di male, questa la UK LTD è un soggetto Inghilterra, in un soggetto inglese, e paga le tasse in Inghilterra. Ok? Passiamo allora al secondo elemento, al secondo criterio di collegamento, che è quello della sede dell'amministrazione, del quale tra l'altro abbiamo appena fatto un esempio 5 minuti fa. La sede di per sede dell'amministrazione, facendola breve, perché è un concetto che poi è stato sviscerato nel corso dei decenni dalla giurisprudenza, dai giudici tributari, in Italia come all'estero, la sede dell'amministrazione non sotto un punto di vista meramente formale, quindi dove ho firmato il consiglio, il verbale del consiglio di amministrazione, l'ho firmato a Londra, ad
allora la società è londinese, la società è inglese. No, sotto un criterio precipuamente fattuale, dove, o meglio, dove risiede fiscalmente l'amministratore di quella società. Per cui se l'amministratore di quella società è un soggetto italiano, quella società inglese partecipata al 100% da questo soggetto amministratore probabilmente rischia di vedersi riqualificata come società italiana dal fisco italiano in caso di accertamento. Il terzo criterio di collegamento è invece quello dell'oggetto principale della società. Quindi si va a vedere che cosa fa esattamente questa società, dove lo fa, qual è il suo mercato di riferimento, qual è lo scopo di questa attività. E qui devo dire che riguardo l'oggetto principale, siccome i nostri ascoltatori, non solo i nostri clienti in generale, sono imprenditori piuttosto informati, una delle domande, una delle altre domande, delle obiezioni che ci sentiamo fare spesso è: il mio oggetto principale in Italia, quindi anche in caso di trasferimento di residenza fiscale, quindi soggetti che se ne vanno effettivamente dall'Italia, si aprono una società per esempio in Inghilterra, mi dicono: io però il mio mercato di riferimento è l'Italia, io voglio fare attività economica con l'Italia perché parlo mille motivi, parlo solo l'italiano. Posso fare business soltanto in Italia, me ne sono andato perché non ci voglio vivere più, però il mio oggetto principale sarà comunque in Italia. Posso essere considerato un soggetto estero vestito? Ecco, in questo caso il mio consiglio è sempre quello di passare da un professionista perché in linea, anche se in linea, come dire, pratica è molto difficile, in linea teorica però il rischio esiste, quindi un'attenta analisi del vostro caso di specie è sempre consigliabile. Ok, Luca, permettimi di ricapitolare i 3 punti. La questione è la seguente. Tu non puoi, tu che ci ascolti, non puoi andartene a Panama, aprire la società a Panama, tornare in Italia e dire che la società è panamense. Perché il fisco italiano ti dirà no. Quindi, al di là, diciamo, di questi 3 criteri. Il primo criterio abbiamo visto, la società deve essere fondata in Italia, fondamentalmente. Esatto. Qualora tu invece decidessi di andare all'estero a creare la società, quello a cui interessa il fisco è dove realmente viene amministrata la società. Quindi se tu dichiari che per 3 giorni all'anno vai a amministrare la società, oppure per 3 giorni al mese vai a amministrare la società all'estero, è molto improbabile che il fisco ti creda. È molto più probabile che una società che richiede comunque un'amministrazione costante, perché questa è la realtà delle cose, un'impresa richiede un impegno quotidiano. Se tu sei continuamente in Italia, è ovvio che la società la stai gestendo dall'Italia e quindi non ci crede, non, diciamo, non ci casca nessuno in questo. Soprattutto se sei l'amministratore unico, insomma, perché poi Ok. se sei l'unico imprenditore e amministratore della società non ci crede nessuno. Esattamente. E invece un altro punto un po' più, diciamo, discusso è quello del target. Quindi se tu hai un mercato italiano e te ne vai all'estero a vivere, quindi te ne vai obiettivamente con una società all'estero, però c'hai un mercato principalmente italiano, in questo caso possono obiettarti che la tua società continua a essere residente in Italia. In questo caso, infatti, Luca spesso consiglia comunque l'internazionalizzazione della società, di diventare una società obiettivamente, realmente internazionale, e questo conviene anche con il tuo business, insomma, allargare il giro d'affari è sempre conveniente. Però comunque, ad ogni modo, in questo caso, conviene sempre rivolgersi ad un esperto. Esatto, perché anche se da un punto di vista pratico è molto difficile assoggettare, richiamare quella società estera come italiana da un punto di vista fiscale solo per il fatto che ha l'oggetto sociale in Italia, solo per il fatto che il mercato di riferimento è italiano, è tuttavia consigliabile andarsene per dormire sonni tranquilli e analizzare la situazione nello specifico, anche perché non è l'unico problema che può avere chi fa business con l'Italia. Ci sono numerosi altri problemi sotto un profilo fiscale che vanno esaminati. Quindi l'estero questione di cui parliamo oggi è uno, ma ce ne sono decine. Ok, poi mi dicevi ci sono. Ah, un'altra cosa mi dicevi. Per quanto riguarda l'alternatività di Esattamente, importantissimo. assolutamente. Abbiamo detto, questi sono i 3 criteri in base al quale, se anche uno solo di questi 3 è verificato,
quel soggetto estero è considerato fiscalmente italiano. Quindi anche uno solo è verificato, vuol dire che questi tre criteri sono tra di loro alternativi, quindi è sufficiente che anche uno solo di questi sia verificato perché la società estera possa essere considerata fiscalmente residente in Italia e conseguentemente quindi essere soggetta a tassazione per i redditi ovunque prodotti nel mondo, perché ricordiamolo, non è che vengono da te e ti dicono: ah, la società estera, il 10% del fatturato l'ha fatto con l'Italia, allora mi versi il 10% delle tasse. No, la società estera è considerata fiscalmente residente in Italia, ha fatto affari per l'Italia soltanto per il 10% del fatturato, non mi interessa, mi versi le tasse in Italia sul 100% del fatturato. E questo direi che è piuttosto importante. Ok, poi ci sono dei criteri aggiuntivi, giusto, che sono stati introdotti col tempo. Allora, ci sono numerose altre leggi che si sono, norme, regole che sono state introdotte nel corso del tempo, perché chiaramente aumentano gli strumenti elusivi, aumenta la furbizia, aumenta l'ingegno dei contribuenti, aumentano anche gli strumenti di difesa del legislatore. Questo è tanto più vero, è sempre più vero, chiedo scusa, in particolar modo oggi. L'abbiamo detto tantissime volte nei nostri report, sia nei podcast che negli articoli del blog, dei nostri blog. C'è un problema generalizzato di evasione fiscale che i paesi dell'OCSE, tramite l'istituzione centrale, stanno combattendo. E per cui di qui a breve ci saranno dei cambiamenti sostanziali, sono previsti dei cambiamenti sostanziali sui trattati per quanto riguarda i trattati contro le doppie imposizioni, ma in linea generale ci saranno dei cambiamenti sostanziali in ambito di diritto tributario internazionale che renderanno ancora più difficile la vita ai vari furbetti. Ok? Questa è una digressione che magari interesserà poco, però il concetto è agiamo, noi imprenditori, agiamo informati e sempre, facciamo sempre attenzione agli sviluppi delle legislazioni. Mi dicevi, sì, ti chiedo scusa, al di là di questi tre elementi, quindi ci sono degli altri criteri cosiddetti presuntivi di residenza che il legislatore italiano ha introdotto nel corso del tempo. Che cosa vuol dire presuntivi di residenza? Che in automatico, se si verifica uno di questi criteri, l'azienda estera è considerata ancora una volta italiana. Sarò breve su questo punto perché chiaramente sono regole piuttosto specifiche e quindi mi limiterò ad enucleare alcune. Per esempio, quella introdotta dal decreto Bersani, la quale prevede che una società, un ente, una persona giuridica estera, la quale detenga partecipazioni di controllo in società italiane, al verificarsi determinate condizioni, è considerata fiscalmente residente in Italia. Quindi attenzione anche a come muovete le partecipazioni di controllo all'interno del vostro gruppo. Un altro elemento presuntivo di residenza invece è stato introdotto dalla finanziaria per il 2008 e questo si è trattato sicuramente di un intervento importante che è andato a colpire i cosiddetti trust. Per chi non lo sapesse, anche se dubito che i nostri ascoltatori non sappiano in assoluto che cos'è un trust, il trust è uno degli istituti di common law, che è derivato quindi sostanzialmente dagli ordinamenti anglosassoni, utilizzati per la protezione del patrimonio. Del trust se ne è fatto, se ne fa e se ne farà uso ed abuso. Chiaramente, proprio per questo motivo, le legislazioni nazionali, tra cui quella italiana, sono corse al riparo e la finanziaria del 2008, alla quale mi stavo riferendo, attrae a tassazione determinate fattispecie di trust istituiti in determinati paesi e territori, quando ad esempio sia verificata la residenza fiscale in Italia di almeno di uno dei suoi disponenti e di uno dei suoi beneficiari. Disponenti e beneficiari sono alcuni degli elementi del trust. Non è l'oggetto di questo podcast, però sappiate il messaggio che deve passare in questo momento è che nessun furbo si svegli domani per dire sì, mi apro il trust e sto a posto. Non funziona così. Dopodiché, ne cito l'ultima appena appena, esiste anche delle regole particolari per quanto riguarda i fondi di investimento, le società il cui patrimonio è investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento, però, come dire, penso che in questo momento probabilmente possa apparire un po' ridondante, tu che ne pensi? Sì, sono molto specifiche, a noi interessano più le norme generali, poi
vogliono, hanno problemi più complessi, si rivolgono, fanno una richiesta di consulenza. Diciamo che noi ne usciamo vivi, né noi né loro. Sì. No, quello che ci interessava qui era cominciare insomma, a dire cioè, è inutile approcciare queste cose in maniera furbesca e cercando insomma, di utilizzare la legge, le normative per a proprio vantaggio. Quello che alla fine poi guarda, quello a cui guardano poi insomma, come si chiama l'Agenzia delle Entrate, è la sostanza delle cose. Quindi tu pensa semplicemente che dietro ci sono degli esseri umani che non sono né più stupidi né più intelligenti di te, sono come te. Quindi se tu fai una cosa palesemente, insomma, Delle norme. sì, insomma, non ci casca nessuno. Quello che devi fare è quello che diciamo noi e fare le cose, diciamo, nella sostanza, cioè devi obiettiva, non vuoi più pagare le tasse in Italia, sei liberissimo di farlo, non c'è niente di male, ti trasferisci effettivamente all'estero con la tua azienda e la tua azienda diventa un'azienda internazionale che non ha l'unico oggetto in Italia. Non ci vogliono 2 giorni per farlo, ci vuole un po' più di tempo, ma si può fare. Ma Però infatti, se posso permettermi, la pianificazione fiscale della quale poi ci occupiamo noi si occupa appunto di questo, cioè pianificare fiscalmente un'impresa, pianificare fiscalmente il patrimonio di una famiglia non significa non pagare le tasse, significa fare le cose in maniera intelligente, lì dove ci sia però una sostanza, come dicevi tu, economica e non il mero scopo di pagare meno tasse, perché tutte le belle cose che vi hanno raccontato i vostri nonni, i vostri padri nel corso degli ultimi 30 anni, probabilmente oggi è meglio non farle più. Sono dei rischi che non ne valgono assolutamente la pena. Luca, solo un'altra cosa volevo chiederti. Chi si occupa, diciamo, di queste cose come me, in maniera un po' più amatoriale, insomma, non sono un professionista. Spesso sento parlare di stabile organizzazione che è appunto utilizzata come strumento per definire la residenza di un'impresa, la residenza fiscale di un'impresa. Può essere utile in questo caso questo concetto per definire appunto. Vai. Sì, ti ringrazio perché molto probabilmente la stabile organizzazione, il concetto di stabile organizzazione, dal mio punto di vista può essere visto come l'altro lato della medaglia, completamente il concetto di estero gestione. Ti faccio un esempio per farti capire perché la penso così. Prendiamo il caso che Tizio domani si apre una società estera, va bene? Se quindi si apre una società, una UK, Tizio fiscalmente residente in Italia, ok? Apre una società, una UK LTD, il cui oggetto sociale, il cui mercato di riferimento sia quello italiano. Adesso Tizio che cosa fa? Non figura come il proprietario di questa azienda, perché magari gliela fa aprire al commercialista a Londra, va bene? Quindi lui non risulta. Io, ti sto parlando appunto di un'altra pratica assolutamente illegale, chiaramente, per farti passare poi il concetto di stabile organizzazione personale. Quindi mettiamo il caso di Tizio, c'è questa UK LTD che è intestata al suo commercialista inglese, lui non figura però oggetto sociale in Italia e quindi Tizio che cosa fa? Di fatto non ha nessun collegamento formale con questa società, cioè non è né amministratore, né socio, né dipendente, niente. Però magari questa società vende aspirapolvere in tutta l'Italia, aspirapolvere in tutta l'Italia. Allora Tizio magari se ne va in giro per tutta l'Italia con la sua macchina, conclude rapporti commerciali e contratti commerciali in nome e per conto di questa azienda estera, di questa azienda UK LTD. Ecco, qui ancora una volta, come vedete, non c'è nessuno di quei tre collegamenti che abbiamo visto prima, quindi sede legale in Inghilterra, sede dell'amministrazione formalmente è in Inghilterra, ma anche di fatto, perché magari si parla ogni tanto a telefono l'amministratore inglese Tizio, ma l'amministrazione fiscale italiana non ha i poteri di intercettare chiunque telefonicamente. L'oggetto principale è in Italia, questo è vero, però magari poniamo il caso che venda aspirapolvere in tutta Europa e non soltanto in Italia, che il 50% del fatturato lo fa in Italia, Tizio può essere considerato un agente, la domanda è, Tizio può essere considerato un agente indipendente di questa società, o meglio, Tizio rischia in questa condizione di essere riconfigurato dall'Agenzia delle Entrate come una stabile organizzazione personale, cioè
un braccio di questa azienda UK in Italia, che opera appunto in nome e per conto di questa azienda. E quindi, siccome l'Agenzia delle Entrate lo considera una stabile organizzazione di questa società estera, che cosa fa? Attribuisce a Tizio una parte dei prodotti, una parte degli utili prodotta dalla società UK e lo tassa in Italia. Quindi è un altro modo per attrarre il reddito prodotto da una società formalmente residente all'estero in Italia. E questo concetto è conosciuto in ambito di diritto tributario come stabile organizzazione personale. Personale perché si distingue da quella materiale, però non voglio scendere più in dettaglio, in questo momento non ha senso, secondo me. Non so se sono stato chiaro, rischi di essere riconfigurato dall'Agenzia delle Entrate, nient'altro che un agente di questa società che esiste all'estero. E di conseguenza non è altro appunto che un modo che hai dato a questa società per evitare di aprirsene un'altra in Italia. E quindi alla fine comunque, Il reddito viene riportato in Italia. quindi comunque hai fatto un casino di pazzi. Sì, esatto, hai messo in piedi un castello di carte nella convinzione che tanto non ti prendono, perché tanto tu che ne sai che non ti trovano, eccetera, eccetera, ma dobbiamo considerare anche oggi i controlli incrociati, le indagini finanziarie, l'utilizzo delle carte di credito, sono tanti, il redditometro, lo spesometro, sono tanti gli strumenti che ha a disposizione l'Agenzia delle Entrate e per cui non si può passare cioè è da stupidi dirsi sì, vabbè, tanto a me non succede, tanto a me non mi prendono, siamo soltanto, eccetera, eccetera, no, niente intestato, non sono più cose ammissibili nel terzo millennio. Va bene, Luca, io credo che sia sufficiente una sufficiente mole di informazioni, un sufficiente spunto di riflessione. Ti darei appuntamento al prossimo podcast. A disposizione, un saluto a tutti, spero di, insomma, di essere stato chiaro. Ciao.